iOS 16.1 è tra noi, è forse uno degli aggiornamenti più attesi anche più di iOS 16 stesso. Questo perché quando è uscito l'ultimo sistema operativo di iOS, quindi il 16, abbiamo avuto un bel po' di novità, alcune però non erano ancora pronte e le vediamo finalmente disponibili con questo aggiornamento. Parleremo anche di batteria alla fine del video, ma adesso la prima cosa che voglio fare è spostarmi sulla scrivania e farvi vedere tutte le novità introdotte da questo iOS 16.1, che è comunque un aggiornamento molto importante. La prima vera grande novità è disponibile nelle impostazioni, nella voce foto, perché adesso è stata aggiunta libreria foto. A cosa serve? Una nuova sezione delle foto sul vostro iPhone che saranno condivise su iCloud insieme ad altri contatti, quindi una specie di spazio che verrà condiviso con familiari, amici e dove insieme potete caricare quello che volete. Se per qualche motivo qualche vostro dispositivo non è aggiornato alla versione più recente che deve supportare appunto questa nuova funzionalità, vi verrà anche notificato. Andate avanti e scegliete una persona da aggiungere. A questo punto poi iPhone vi permetterà di scegliere se tutte le vostre foto devono essere già spostate nella libreria condivisa oppure delle opzioni come scegliere per persona o data o manualmente cosa spostare. Io vi direi di fare tutto dopo con calma, spostare quindi le foto in seguito, e qui sempre un invito a aggiungere nuove persone alla vostra libreria. Attenzione adesso perché qui iPhone ci fa vedere che se abiliteremo la libreria condivisa c'è la possibilità di scattare le foto che automaticamente possono andare a finire in questa libreria, oppure sarete voi a scegliere manualmente quando inserirle. Io vi consiglio di mettere condividi solo manualmente e vi faccio capire fra poco perché. Toccando su fine adesso tornerete alla libreria, ma vi stavo dicendo che se andate nella fotocamera, guardate adesso qui in alto abbiamo questa nuova voce. Se noi tocchiamo qui adesso scattando una foto, questa foto verrà aggiunta alla libreria condivisa in modo automatico, altrimenti dovremo aggiungerla noi manualmente. Non abbiamo ancora finito perché voglio farvi vedere sempre dalle impostazioni, sempre da libreria condivisa, qui potete scegliere come impostare appunto la libreria. Innanzitutto potete eliminarla se non la volete più, ma soprattutto se abilitare i suggerimenti per la libreria condivisa e la condivisione della fotocamera, come vi dicevo, e ricevere una notifica quando altri partecipanti eliminano dei contenuti che avete aggiunto. Se vi spostate adesso nelle foto con una libreria condivisa attiva e toccate sui tre puntini, guardate, potrete accedere o alla libreria personale, quindi qui vedrete solo le vostre foto, e infatti guardate, non c'è la foto che abbiamo scattato poc'anzi, perché se poi facciamo libreria condivisa, ecco qui, questa è la foto che ho scattato prima con la fotocamera che adesso è nella libreria condivisa. Se mettete entrambe le librerie, iPhone vi farà vedere tutti i contenuti, quindi sia le foto vostre che quelle condivise sulla libreria. Se volete aggiungere qualche foto alla libreria condivisa, basta aprire la foto, toccare sui tre puntini e fare sposta nella libreria condivisa. Capirete che è condivisa anche da questa iconcina che vedrete, e infatti guardate, per esempio, ritorniamo nella libreria condivisa, adesso abbiamo due foto. Banalmente, se le selezioniamo e dai tre puntini andiamo su sposta in quella personale, adesso non avrete più le foto nella libreria condivisa che adesso guardate vuota, che non c'è nulla, ma se tornate in quella personale avrete tutte le vostre foto qui. È un bel sistema, una bella idea che Apple ha idealizzato. In questo modo potete condividere i contenuti che più credete siano interessanti con i vostri amici o i vostri familiari, e loro ne possono aggiungere dei nuovi in qualsiasi momento. È un'evoluzione, quindi un potenziamento degli album condivisi, che sono invece un concetto diverso. Sulla libreria condivisa ci tornerò poi con calma, ma ricordate che un'altra differenza con gli album condivisi è che gli album condivisi comunque comprimono la qualità della foto, quindi, e dei video. Non li vedrete in alta risoluzione come voi li avete veramente scattati e registrati, mentre con la libreria condivisa tutto sarà in alta qualità. C'è poi una piccola novità, se così possiamo dire, per alcuni modelli di iPhone, perché sapete, dalle impostazioni della batteria è possibile aggiungere la percentuale, e adesso non solo guardate per tutti quanti l'indicatore scende, quindi non è soltanto il numero, ma avrete anche proprio visivamente
la carica residua di batteria nell'indicatore, ma la percentuale di batteria è stata aggiunta anche agli iPhone che non l'avevano prima, come ad esempio iPhone 11, i modelli mini, eccetera. Passiamo adesso all'attività in tempo reale, perché infatti tra le nuove aggiunte di iOS 16.1 c'è l'esordio delle attività in tempo reale. Cosa significa? Nella lock screen avremo in tempo reale alcuni tipi di attività che potremo vedere senza sbloccare il nostro iPhone. Ad esempio, potremo vedere un Uber che sta per arrivare, i risultati delle partite, eccetera, eccetera. Qui servirà il supporto da parte delle applicazioni. Un'altra grande novità riguarda Fitness, in realtà Fitness Plus, perché adesso è possibile utilizzare Fitness Plus anche senza avere un Apple Watch. Quindi potete utilizzare il vostro abbonamento Fitness Plus o crearne uno nuovo anche se non avete Apple Watch e quindi sfruttare soltanto il vostro iPhone. Novità anche per il wallet, anche se qui bisognerà sempre aspettare qualche sistema che supporti appunto tutto ciò che sto per dirvi, perché adesso nel wallet vengono aggiunti i supporti a eventuali chiavi dell'albergo, quindi delle smart card, oppure chiavi per auto smart che possono essere aggiunte al vostro wallet, tipo non so, quello di una Tesla, se avete la Tesla. E questa è una cosa che naturalmente funzionerà solo con i dispositivi supportati. Una grossa novità è invece nell'app casa. Questo perché adesso, grazie al supporto a Matter, sarà più facile gestire la domotica con il nostro iPhone. Per chi non lo sa, Matter è un nuovo tipo di standard che permette di rendere domotica tutta la nostra casa, anche con dispositivi già esistenti che in realtà non sarebbero, tra virgolette, supportati da iPhone. Vi spiego meglio. Avete comprato un termostato di una marca, magari Samsung, solitamente per funzionare c'è bisogno dell'app di Samsung. Grazie a Matter e al supporto appunto di questo nuovo standard, adesso dall'app casa potrete controllare tutti questi dispositivi. Quindi una sola app per controllare casa vostra e tutta la domotica. Altra novità riguarda invece libri. Se usate questa applicazione per la lettura, beh, adesso durante la lettura i controlli vengono automaticamente nascosti per meglio facilitare proprio la lettura. Per quanto riguarda le novità, queste erano quelle principali, più importanti da segnalarvi. Come sempre non mancano bug, ottimizzazioni varie, risoluzione di problemi, e uno dei grandi problemi che colpiva tutti gli utenti di iOS 16 era la gestione della batteria. Cosa dire? Naturalmente io ho provato per pochi giorni la RC, quindi la versione Release Candidate, che è molto simile a questa finale che è uscita, e devo dire che con la beta 4 di iOS 16.1 c'è stato veramente un disastro per la batteria, ma già dalla beta 5 la situazione è stata risolta. Sembra esserci un miglioramento, non gridate al miracolo. Per il momento bisogna aspettare anche che il sistema si assesti, ma sembra che un piccolo miglioramento ci sia. Sulla batteria ci tornerò nel caso in cui dovessi scoprire qualcosa di più concreto e vi farò qualche test. Dunque ragazzi, non ho altro da aggiungere, voi come sempre se avete dubbi o domande lasciate un commento qui sotto e io vi risponderò. Fatemi sapere come vi state trovando con iOS 16.1, se avete dei problemi, se qualcosa non è stato ancora risolto. Ne parleremo tutti insieme. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!